Ciao a tutte! Allora, stamattina ho deciso di farvi vedere i miei acquisti seri, diciamo. Li chiamo seri perché sono mirati proprio a delle cose specifiche che voglio fare e quindi secondo me sono acquisti seri perché io a volte acquisto solo perché mi piace qualcosa e poi dico ma sì, qualcosa ne farò e quindi quelli non sono acquisti seri, sono acquisti soltanto per acquistare, diciamo. Allora, ho scoperto un negozio online su Facebook, veramente non l'ho scoperto io, ma mi è stato consigliato da una signora la quale anche lei fa soutage e ho conosciuto proprio su Facebook guardando i suoi video e si chiama Cinzia Grandi e la ringrazio per questo consiglio di questo negozio online e vi faccio vedere appunto su Facebook come lo potete trovare, come si chiama e vi faccio vedere come funziona, essendo comunque solo online, quindi non c'è negozio fisico, perché gliel'ho chiesto prima di fare il video, così almeno sapete che potete acquistare solo esclusivamente qui. Allora, il gruppo e il negozio si chiama Sabrina Cristalli World Crystal. In pratica, chi è interessato chiede l'iscrizione al gruppo e poi nella sezione si va nelle informazioni. Non so se riuscite a vedere. Si va nelle informazioni, poi si va nella sezione foto. Ci sono tutti gli album di tutti i appunto le cose che ha in vendita ed è tutta roba di perle, perline, cabochon, insomma, per chi fa soutage, per chi perlina, ha la seta shibori, ha shibori o shibori, non ho ancora capito come si pronuncia e quindi non ridete. E poi ha tutte le cose per tenere in ordine appunto le perline, le scatole, scatoline, le provette o fialette, insomma ha veramente una varietà di prodotti e vende anche appunto il filo per perlinare, per fare il soutage, vende le piattine da soutage. E quindi io sono già al terzo acquisto perché ogni volta che diciamo incasso qualche soldino spendo i miei 20-25 euro. E quindi niente, bisogna commentare le foto di cui si è interessati e sono subito comunque pronti. Rispondono praticamente dopo pochissimo e quindi da lì poi parte tutta la faccenda. E niente, quindi andate su Facebook e cercate il gruppo Sabrina Cristalli World Crystal e Perline World Swarovski. E quindi insomma ha più di 7.000 membri, quindi non è un gruppetto, ma un gruppone. E la signora con cui parlo sempre io è la signora Sabrina e adesso vi faccio vedere perché io sono già al terzo acquisto e vi faccio vedere prima gli acquisti che ho fatto precedentemente e così giusto per non erano acquisti mirati, quindi ho detto vabbè, io compro qualcosa, casomai sicuramente è roba che prima o poi userò, mentre invece questo terzo acquisto è proprio stato mirato. Tra l'altro, questa signora è molto attiva perché pubblica ogni giorno anche dei lotti in offerta
dipende quello che mette, comunque sono delle buonissime offerte e quindi io sono stata molto attirata anche da quelle offerte lì, perché fa, ecco, arrivato il gatto, fa dei lotti molto invitanti. Quindi adesso partiamo e vi faccio vedere il primo acquisto. Senti gatto, io capisco che tu mi vuoi fare compagnia, però ecco, certo, io dove mi metto? Dove? Dimmi dove. Guarda almeno in camera, guarda, guarda, ecco, guarda, guarda lì. No, dai, scendi, scendi. È sceso. Quindi io furbona poi nel primo acquisto ho comprato le piattine e ho buttato via tutti i sacchettini in cui c'era il codice e che magari avrei potuto poi ricomprare una volta che avevo esaurito, però ho buttato tutto. Tra l'altro alcune piattine le ho proprio terminate e quindi ve le posso far vedere soltanto nel lavoro stesso che ho fatto e quindi niente, ve le faccio vedere. Allora, le piattine sono molto valide perché io iniziando il soutage, appunto parlando con Cinzia, mi ha consigliato, mi ha detto guarda che le piattine di Sabrina sono molto valide e sono rigide al punto giusto perché tu possa appunto trovarti bene con i tuoi primi lavori. Quindi io avevo preso queste con i filini dorati in mezzo anche, che è un bordeaux. Poi c'è il viola, che voi vedete blu ma è viola. Poi c'è un'altra sfumatura di bordeaux sempre con i fili dorati. Poi avevo acquistato queste qua che sono più spesse e un po' pelose e devo dire che non è che mi piacciono molto e sono molto corpose e in abbinamento avevo preso queste qua che hanno una righina sul bianco. Comunque tutte le altre mi sa che le ho già consumate e infatti avevo fatto che mi era avevo fatto un bracciale che avete già visto nel video creazioni con quella piattina lì, vabbè, l'arancio ce l'avevo io e poi c'era questa piattina, non so se riuscite a vederla, che ha dell'argento, vedete? E anche queste gocce le avevo prese da lei appunto in uno di questi lotti, sia queste che queste qua, forse in un secondo acquisto. Queste sono sul viola e queste qua sono in resina e sono molto leggere, sono piatte sotto e c'era un bel pacchettino nel lotto da 5 euro. E così, poi sempre in dei lotti che poi ho già usato per fare delle prove che non vi sto a far vedere perché veramente sono oscene. C'erano questi cabochon in resina, qua, questi qua. Adesso qua, visto che insomma la tecnica la sto abbastanza imparando, farò due ciondoli, credo. E mi sono rimasti perché erano due e due accoppiati per fare gli orecchini, ma io lasciamo perdere. E li ho proprio, diciamo, li recupererò sicuramente perché basta staccarli e basta, insomma, tagliare tutto con le forbici, viene via tutto. Però, non lo so. Poi, sempre nei lotti, sempre dei primi acquisti, c'erano questi cabochon piccolini. Magari se avvicino un po', ecco così, e c'era anche un fiorellino, questi qua, che
che io ho già usato questi qua rotondi di questo colore e quindi non li ho più per fare un paio di orecchini che ho regalato a Natale. E la misura sarà boh, un 14-15 mm per quelli tondi e le gocce. Non lo so perché io ho seri problemi con le misure. Ma non demordo. Adesso sono andata a riguardare cosa ho comprato e le misure per dirvele. Poi, sempre un acquisto remoto e c'era appunto in due lotti. Io guardo sempre i lotti da 5 euro che fanno sul gruppo. E c'erano questi rivoli che sono in vetro e sono da 14 mm. Sono tre rossi e tre crystal. E quindi questi li sto tenendo, c'è veramente, perché dovrà essere un lavoro che non dovrà essere sprecato, perché sennò veramente mi picchio. Sempre nei lotti c'erano queste, no, queste, questi ganci per gli orecchini. Questi qua sono dorati. Poi ce n'era anche un paio argentati con le roselline che ho già messo in un paio di orecchini, e anche questi li tengo molto gelosamente perché non li voglio sprecare. Poi, adesso qua abbiamo di nuovo, in un acquisto che ho fatto precedentemente, ho anche i sacchettini con i prezzi, ma le quantità non le so e quindi non lo so. E ho preso queste goccine, non so neanche le misure perché io sono così, e queste goccine sfumate sul fucsia rosso dorato, così. E sono 1,30 euro. Queste mi sembra che erano 25 pezzi. Poi ho queste qua più piccine, molto più piccine, che sono, voi le vedete, sì, si vede, è questo il colore, un bel bordeaux molto molto scuro. La quantità non me la ricordo, comunque per 2 euro. Un filo sempre della stessa misura sul verdone, ma non lo so, verdone bronzato, ma non lo so, voi lo vedete sul nero, ma non è nero. E poi queste qua rosa pallido che da qualche parte metterò. Infatti le sto tenendo fuori a vista perché le voglio consumare, perché se no, cioè, non faccio mai niente con sta roba qua. E quindi adesso veniamo all'acquisto serio e mirato. Ci sono poche cosette perché comunque ho già speso 25 euro e quindi insomma, e vorrei anche incassare perché sto preparando il mercato per il 20, 25 aprile e quindi sto preparando roba. Poi magari vi faccio un video con tutto quello che ho preparato. E quindi, allora, siccome oltre al soutage che sto imparando, mi piacerebbe anche imparare a perlinare e soprattutto sto combattendo con l'incastonatura dei rivoli. E siccome però non avevo le idee chiare sempre sulle misure delle perline, perché io proprio non ce la posso fare. E quindi allora ho comprato da lei le Miyuki 110 e ne ho presi quattro colori. Quindi le Miyuki 110, ma più che altro per vedere se erano con tutte quelle, cioè se erano di misura uguale a tutte quelle che io ho in casa e non so che misura sono. Perché
Io ho delle perline di conteria che però purtroppo non hanno segnato la misura e sono in quelle scatolette che si comprano al mercato e quindi ho appurato che non sono 11,0 le mie che avevo. Queste qua invece sono Miyuki regolari. Qui ce n'è, dunque ve lo dico subito, 8,5 grammi. E costano 1,80 euro ed è un rosso, un bel rosso, perché mi sono innamorata ed è tanto tempo che le voglio fare. Vabbè, sia l'incastonatura dei rivoli che quella, cioè devo combattere e vincere, ma devo anche imparare a rivestire una perla di legno di cui ho visto un tutorial su YouTube di Favoliziosa. Che anche lei fa dei bellissimi tutorial e mi incuriosisce e quindi voglio appunto provare e ci volevano tre colori di 11,0, quindi però ho sbagliato anche, ho preso due bianchi simili e sono da 10 bustine da 10 grammi, uno un bianco perlato, l'altro proprio un bianco sparato, cioè di quelli proprio che fa venire male agli occhi. E costano come le altre, mi sembra 1,80 euro o forse un po' di meno, non lo so però perché non sono andata a vedere. Comunque giù di lì, forse 1,60 euro. Insomma, ne ho presi quattro colori. Io le preferivo se erano già messe nelle loro fialette, però non le avevano e adesso ricercherò le fialette da poter tenere in ordine tutte queste mini perline perché cioè, ci terrei veramente. Credo che farò una scatola perché ho già valutato che in pratica le perline delle varie marche sono di misura diversa e quindi anche essendo 11,0 risultano leggermente più piccole o leggermente più grandi. Infatti, guardate, queste le ho prese alla fiera a Genova nei sacchettini, poi io le ho messe, secondo me, queste più scure sono leggermente più piccole, proprio ma di poco, però sono più piccole, quindi essendo di un'altra marca è un po' come il cotone, il numero 8 di una marca non è come il numero 8 di un'altra. Poi appunto, sempre in questo acquisto serio, perché sono partita da questo lotto naturalmente, hanno pubblicato questo lotto da 5 euro e ci sono delle gocce e dei rivoli da 12 mm. Le gocce sono 14x10, non ho capito bene. E allora le gocce sono così, verdi, è tutto in vetro e i rivoli sono così, che con queste sfumature si possono anche abbinare insieme, devo solo ovviamente trovare appunto un lavoro serio. E per 5 euro ci sono ben allora 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 pezzi. Quindi facendo un calcolo sono 5 euro diviso 12, allora diviso 10 sarebbero 50 centesimi, un po' più di 50 centesimi per pezzo, che secondo me, poi vabbè, io ho visto tutti i video di Tinting e bla bla bla, però ci mette anche tanto arrivare, alla fine se uno vuole aspettare solo 2 o 3 giorni, compra appunto qua in Italia e credo che comunque c'è il costo di un orecchino mediamente, sì,
sia intorno tra materiali e tutto sui 3 euro, 3,50 euro. Infatti non è il costo del materiale, ma è il tempo che ci va per fare il soutage. È quello che fa salire il prezzo, perché come costo di materiale, quando ci mettiamo una goccia o un rivoli, delle perline di conteria e delle altre perle, cioè insomma, non è che possiamo un po' di centimetri di piattina, il costo è quello lì. Quindi il nostro tempo ovviamente ce lo dobbiamo fare pagare relativamente, perché comunque tanto se fai i prezzi alti non compra nessuno, e questo l'ho valutato. E adesso li metto via. Comunque queste sono delle mie idee, poi ognuno fa un po' cosa gli pare. Naturalmente anche io non compro solo da questo negozio online, compro anche in giro. E quindi, però, dipende sempre cosa devo fare, perché se sono al mercato, magari compro anche tutte quelle collane da smontare in cui ci trovo magari boh, 30 gocce e che ne so, una 60-70 bicono in vetro a 1 euro. Cioè, è ovvio che è conveniente. Però sei al mercato e non è che fai l'acquisto proprio perché devi fare un certo tipo di lavoro, magari fai l'acquisto perché ti piace la perla o ti piace la goccia, cioè era solo questo. Va bene, io parlo così perché poi ho preso degli ovalini neri 1,40 euro, e questi qua sono di misura, l'ho appena letto e non me lo ricordo. Cioè, proprio non mi vogliono entrare in testa. Sono 14 per 10. No, non lo so, non vorrei dire una roba per un'altra. Boh, comunque sono ovali e li ho presi appunto per fare un paio di orecchini che mi ha chiesto, cioè non è che mi ha chiesto, gli ho fatti vedere un po' di orecchini alla fidanzata di mio figlio e mi ha detto: "Oh, che belli!" E allora io ho preso i materiali. Mi mancano solo più le piattine, che le devo andare a comprare. E poi ho preso 4 rivoli 1,20 euro da 10 mm, quindi sono veramente piccoli. Io quelli da 10 mm non li avevo mai visti e sono veramente piccini. Cioè, questi qua da incastonare. Meglio di no, ecco, e farò sicuramente un'altra cosa. Non mi oso, non mi oso. Adesso cercherò di incastonare qualcosa da 14 mm perché più grande non ce l'ho, ma quello da 14 ce l'ho e quindi cercherò di incastonare quello lì. Dunque, l'ultimo pezzo che c'era nel mio acquisto è il filo benedetto. Ho preso questo filo qua, ho chiesto proprio un filo per perlinatrici e mi ha suggerito questo, e sono 50 metri e l'ho pagato 3,50 euro. Però credo che con 50 metri, boh, un po' di cose le farò. L'unica cosa, non ho capito se va bene anche, ma credo di sì, per il soutage. Non l'ho ancora aperto, volevo lasciarlo candido. E quindi non lo apro. Lo aprirò quando proverò a fare qualcosa di serio. E quindi lo tengo lì bello chiuso. Va bene, il mio video è finito. Ho già detto tante cavolate. E se non sono cavolate e mi volete ascoltare, spero di avervi tenuto compagnia appunto con i miei acquisti. E vi saluto, e ci sarà un altro video sui miei acquisti su l'applicazione GIC, ma sarà per la prossima puntata. Quindi continuate a seguirmi e ci vediamo presto. Ciao!